da come era entrato dalla finestra, calcio e lo rifaccio uscire di nuovo. Perfetto. Quindi io siamo all'interno della città di New Fair, un luogo oscuro ma illuminato da una luce artificiale di un blu intenso che passa per tutte le strade di questa città attraverso una tecnologia anche molto molto acerba, scoperta da pochissimo e purtroppo non a disposizione neanche di tutti. La luce sta illuminando soltanto alcuni quartieri e la pioggia comincia piano piano a creare ancora più penombra in quelli che sono dei vicoli oscuri, dove appunto possiamo vedere due stivali che camminano colpendo le piccole pozzanghere d'acqua. Il passo è abbastanza frettoloso, sembra che stia seguendo qualcuno, perché al girare di quest'altra figura anche gli stivali girano per la stessa via. Ma questi continuano a prendere sempre degli angoli più scuri, sempre più solitari, fino a quando gli stivali si fermano di colpo. Potete vedere il viso di un uomo con una barba incolta, un fedora e un cappotto. Messi, non ti preoccupare, non volevo creare problemi. La figura che era inseguita si gira di scatto. Tu, il disegno non è completo. Che diavolo stai dicendo? Tu servirai dopo. Si ferma, immobile. Lascia cadere a terra quello che sembra una lanterna. Una voce sussurra all'orecchio di quest'ultimo. Tu sarai la voce di mille. Ci allontaniamo da questo vicolo per andare in quello che è il Soul Soffit, uno dei luoghi più prestigiosi di New Fair. Un luogo dove, se ti puoi permettere di abitare lì, non hai alcun problema a pagare qualcuno per fare qualcosa. Ma alcune persone che abitano all'interno di questi luoghi non fanno qualcosa per il denaro. Lo fanno per mettere da parte quello che è giusto per fare quello che deve essere fatto. E quindi andiamo da Marius. Marius è seduto sulla sua poltrona, una poltrona in pelle slavata, rovinata. Sta leggendo un libro. Di fianco a lui un tavolino in legno con un bicchiere in cristallo con dentro quello che può essere whisky. Lo sorseggia ogni tanto distrattamente mentre continua a leggere. Ogni tanto butta gli occhi fuori dalla finestra. Sta scorrendo questo libro rilegato in cuoio, un po' usurato. La stanza è un soggiorno, o meglio, una stanza di lettura. Marius, tu appunto, come detto, stavi guardando l'esterno della finestra ogni tanto e, come appunto raccontato, la pioggia comincia a battere sempre più forte fuori. Probabilmente tutta la notte sarà una notte bella pesante anche di pioggia. E tra i vari fliccherare della luce vedi che una figura piano piano si sta avvicinando a quello che è il portone di casa tua. Ne sei sicuro che sta andando verso di te? Quasi ti sembra di riconoscerlo. È qualcuno che sai che quando arriva a casa tua ti manda una lettera di un compito che dovrai svolgere. Mi alzo, mi appoggio alla finestra e osservo, sistemandomi, poi l'ultima sorsata per finire il cuore e poi vado alla porta d'ingresso. Bussano alla porta di casa tua. Signor Marius! E scendo, apro, faccio scattare la serratura della porta e apro la porta d'ingresso osservando chi ho davanti. Ti trovi un signore con il naso abbastanza gonfio, probabilmente sia dalle risse che ha fatto durante la sua vita, sia anche dalla malattia che impervia durante tutto quello che è il periodo invernale. Ed è lì con in mano il cappello che sta quasi fungendo da scudo a quella che è una lettera importantissima che ti viene sempre consegnata nei momenti più oscuri di New Fair. Ed è lì che te la porge. Il Candela Obscura esige un servizio. Allungo la mano, recupero la lettera, senza neanche aprirla. Faccio un cenno col capo. E come sempre il servizio avranno. E la telecamera si sposta, andando verso le strade. Non si sa bene di che quartiere, non si sa bene
chi cosa frequenta il nostro Michael? Vedete questo ragazzo ben messo, pieno di tatuaggi sul braccio. Uff, fa freddo, sembra che ci sia una ragazza accanto. Eh sì, questo freddo in pratica lo riconosco perché sono stato nelle isole Puke Puke un tempo e qualcosa così significa che veramente verrà giù brutta roba. E la ragazza sembra annoiatissima da tutti i suoi racconti. Quindi questo è il tuo appartamento? Non ti dispiace se posso... Dai, diciamo, prendere un caffè, che ne dici? E mentre tu stai dicendo questo, sei di fronte all'appartamento di questo condominio, vedi che la porta del condominio si apre e una donna col viso abbastanza scavato, i capelli non troppo curati, ti fissa. Per un momento tu hai una strana sensazione, dopodiché lei ti porge la lettera. Il signor Michael, giusto? Se penso di sapere che cosa sia. Hai impegni più importanti rispetto a una ragazza. Prendo la lettera sempre nei momenti peggiori. Vabbè. Le chiedo scusa, mademoiselle, ma come posso dire? L'avventura chiama. Dopo che la telecamera appunto si è spostata da Michael, diciamo che questa passa sottoterra e dopodiché si rialza verso il nostro Stanley. Sono in un pub, di quelli proprio i peggiori che si possono trovare in città. Si vede proprio, i tavoli di legno sono segnati, quasi le gambe sono marce, la porta sta in piedi per miracolo e così anche l'insegna. Quando si entra, vedete questo uomo che è un po'... Non è un uomo robusto, è un uomo che ne ha passate tante, si vede, ha diverse cicatrici, lo si vede già da dietro sul collo, ha diversi tagli di vecchia data, che partono dal collo e man mano che la telecamera gira, si vedono che vanno su anche per la guancia, sfiorano l'occhio, prendono anche la sua fronte. Davanti a lui c'è questo posacenere pieno di sigarette completamente fumate. Davanti a lui un bicchiere di un alcolico di bassa qualità, che lui sta fissando con gli occhi praticamente vitrei, e davanti una bottiglia quasi finita dello stesso alcolico. Senti, ma figura che ti passa dietro, ma non ci fai troppo caso, nel pub capitano spesso che qualcuno si sieda anche ovviamente accanto a te. Ed è una figura mingherlina, anche questo dal viso molto scavato, dalle occhiaie enormi, probabilmente ha abusato di diverse sostanze all'interno della città che piano piano scavano anche l'anima e non solo la carne. E parla con il signor Stanley? Sì. Bene, allora questo suppongo è per lei. Ti poggia sul bancone la nostra bellissima lettera con il simbolo dei Candelabra che fa in modo, per quel poco che è in grado, di far tenere ancora chiusa la lettera. È arrivato un tipo, uno con la faccia tutta, come è presente il vetro, completamente rotto. Diceva di essere Marco. Sì, vattene, ho capito. Non si usa, no, forse non si usa da voi dare la mancia. Ti lancio una sigaretta e prendo la lettera. E la telecamera quindi poi torna sottoterra. E andiamo sempre al The Hive. Però molto più vicino al Destil, che sarebbe il luogo dove il metallo viene forgiato ogni giorno per creare quella che è la tecnologia che rende New Fair viva e possente rispetto a tutte le città di tutto il mondo. La telecamera si alza su quello che è una libreria, che è lasciata abbastanza a se stessa, dove sembrerebbe che forse la gente non va a comprare chissà quanto, forse perché anche la libraia non vende sempre i libri che ha all'interno. Forse non ne ha neanche proprio intenzione. È una figura, per chi ha già seguito la scorsa sessione di Candela Obscuro, il nostro Lightkeeper in persona, Marco, si avvia verso questa libreria. Chiunque fa parte di Candela Oscura lo riconosce per il suo viso
completamente ricoperto di cicatrici, come se fosse un vetro spaccato, e la cornea completamente bianca. La pioggia comincia a essere sempre più forte. Apre la porta di questa libreria. Poco prima dell'incursione di Marco, è andata via una leggiadra donzella. Prima che iniziasse a piovere, diceva lei, stretta nel suo corpetto, piena di chiffon volant e qualsiasi cosa che non finisca con una vocale, pregandomi di leggerle quelle carte che avete voi, quelle che per scegliere il nuovo marito. Quindi lessi le carte e questa andò via, io la salutai con la mano e nel frattempo arriva Marco, subentri tu, e abbasso la mano e mi trasformo in una maschera di cera. Spalanca la porta e la pioggia dall'esterno comincia ad entrare anche all'interno del tuo locale. Qual buon vento, eh? Lo dovresti dire tu, dato che sei piombato qua dentro insieme alla tua burrasca. Però è sempre un piacere averti. Accomodati, prego. Anche per favore chiudi la porta che si rovinano le cose. Beh, guarda, la lascio aperta perché è il tempo di andare. Non sono venuto a fare una visita, Fleur. Forse non sono mai venuto a fare una visita. No, che io ricordi. Beh, quindi candela obscura esige la creazione di un circolo. E anche questa volta mi servi tu. Io mi appoggio al bancone, accarezzo il gatto totalmente nero. E come mai di persona? Beh, ero già per strada. Non andiamo a salutare un'amica, no? Amica. Non torniamo più sul discorso, andiamo avanti. No, volevo semplicemente essere sicura che tu venissi, sai? Ogni tanto mi hanno detto che non accetti sempre le lettere che arrivano, perché non fai entrare le persone, quindi... Non vado d'accordo con i bugiardi, con i ciarlatani, con quelli dotati di troppa euforia. Beh, devi prendere il cappotto, Flair, o vai così? Ti sembra che abbia bisogno di un cappotto? No. Perfetto, allora andiamo. E siete all'interno di questo diner completamente abbandonato. Sapete che il luogo dove avviene sempre il tutto è il retro, nella quale c'è un enorme tavolo in legno e 5 sedie, 4 intorno a questo tavolo rotondo e una che, sì, è vero, il tavolo è rotondo, non sembra che possa esserci un capotavolo, mettiamolo così, ma voi 4 siete raggruppati rispetto a lui. Quindi sapete bene che nessuno dovrà toccare quella sedia. Avete già conosciuto Marco? È un lightkeeper abbastanza deciso e pronto a fare qualsiasi cosa per distruggere tutto quello che sono i fatati. Sono tantissime leggende su di lui, ma oggi non è di lui che parleremo, ma è di voi. Io sto cercando nei vari armadietti se c'è qualche bottiglia, qualche alcolico, intanto che come prima tengo la sigaretta in bocca. Io mi sono avvicinato al tavolo, ho tolto il soprabito prima di entrare, bagnato dalla pioggia, ho preso il cappello, l'ho appoggiato all'appendiabiti. Spalanco la porta. Che freddo! Oh, siete voi? Giusto? Stanley! Ah, già a cercare un po' di alcolici, perfetto. E do un calcio alla sedia e la giro e mi siedo così. Allora! Mai! Siete già qualcosa? Anche te qua. Purtroppo. Io tiro su la testa dagli armadietti. Sì, stavo già cercando, ma non c'è niente come le ultime 4 volte in cui sono stato in questo locale. Un tuono riecheggia su tutto il diner e alla porta d'entrata si spalanca insieme al tuono e Marco è lì, che arriva sempre nel momento migliore, ma anche sempre con quello che può servire a delle povere anime fredde che hanno bisogno di essere riscaldate. Ma soprattutto arriva sempre quando piove. Alle spalle appunto c'è Flair, lui entra, si aggiusta il cappotto e Stanley, tu vedi che ha in mano anche una bottiglia che esce dal proprio cappotto. La poggia sul tavolo ed è un whisky di ottima fattura. Bisogna sempre riscaldare gli animi prima di cominciare una missione, ma prego Flair, siediti. Trova posto.
e cominciamo questa piccola riunione prima di incominciare a forgiare il circolo. Mi alzo, ho fatto un saluto a Marco, ovviamente faccio subito un saluto a Flair e poi mi risiedo. Io ricambio il gesto prima con la testa, poi vi guardo. Mi si arriccia il naso involontariamente quando vedo Michael. Signori, che sono tutti colleghi. Tiro fuori i bicchieri da uno degli armadietti, sono tutti impolverati. Uso un po' il mio cappotto per pulirli, ci soffio dentro, li metto sul tavolo e comincio a riempirli. Il nostro Marco si siede, poggia il suo cappotto, alza le maniche della sua camicia. Potete notare che la stessa parte che sembra un vetro infranto del suo viso, la stessa direzione del braccio, anch'esso completamente ricoperto di cicatrici, ma anche di quelle che sembrano delle vene nella quale non scorre probabilmente più sangue, ma scorre quello che è più una corruzione ormai. Dunque, siamo qua riuniti perché c'è un qualcosa che sta cercando di entrare nel nostro mondo. Un fatato sembra che abbia trovato un assottigliamento nel velo. Quelli dell'OP non sono sicuri del fatto. Pensano che sia un normale omicidio, ma ovviamente già sono andato a dare uno sguardo e mancava qualcosa di interessante nel corpo della persona, ma non voglio levarvi nessunissimo piacere nel scoprire quello che troverete là. Quindi probabilmente c'è lo zampino di quello che è un fatato. E sapete cosa facciamo con i fatati qua. E sapete soprattutto perché chiamano me quando c'è bisogno di distruggere un fatato. Quindi non deludetemi e siate la mia arma. Intanto lui prende un coltello, lo appizza sul tavolo e appoggia le mani su di esso. Ci sono domande prima di cominciare il rituale? Direi che faremo quello che va fatto allora. E buttando giù un goccio, come sempre del resto. Dichiaro la creazione e il vincolo di quello che è il circolo dei forgiati nella fiamma. Vedete che mentre le sue parole cominciano a riecheggiare all'interno della stanza, un cerchio che comincia a seguire a poca distanza dal perimetro quello che è il vostro tavolo, cominciano a crearsi queste rune, a illuminarsi tutto intorno a voi, di quello che è un colore simile al magma. Comincia a intrufolarsi tra le insenature e crearsi questo enorme cerchio tra di voi. Piano piano sentite il sangue che comincia a muoversi tra le vostre vene, ma non solo all'interno di quelle del vostro corpo, cominciate anche a sentire il sangue degli altri, come se ognuno di voi fosse diventato un unico corpo, un unico vincolo. Il cerchio comincia ad alzarsi dal tavolo. Noi, forgiati nelle fiamme, utilizzeremo la nostra conoscenza e la nostra rabbia per distruggere tutto quello che è oltre il velo che cerca di eliminare le fragili vite degli abitanti di New Fame. L'avete giurato e ora vi chiedo di vincolarvi al vostro circolo, al mio circolo. Io, Marco, Lightkeeper del vostro circolo, chiedo a voi di unirvi e mette la mano vicino al cerchio, che per un attimo comincia a intrecciarsi intorno alla sua. Io butto giù il bicchiere al colpo, ci metto dentro la sigaretta e un po' anche con fare svogliato metto la mano anch'io in mezzo senza dire nessuna parola. Michael si guarda le unghie e anche lui allunga. Osservo tutti gli altri, vedo Marco, allungo la mano. Come sempre, faremo quello che va fatto. Guardo, signor Marco, mi dispiace aver atteso tanto che non volevo semplicemente toccare la mano di Michael. Quindi, il vincolo è completo e il circolo è nato. Sapete benissimo quali sono le regole. E nessuno di voi deve abbandonare chiunque fa parte di questo circolo.
L'obiettivo è uno e uno soltanto: distruggere con tutta la vostra forza quello che cerca di entrare nel nostro mondo. Che il circolo dei forgiati nel fuoco abbia inizio! Il cerchio non c'è più. Quasi una piccola nebbia del fumo sta pian piano ricoprendo il vostro tavolo. Marco si rimette sulla giacca. Bene, tutto quello che è accaduto lo troverete qua. Vi lancia una fotografia con quello che è un uomo con la barba molto incolta, gli stivali. Quindi, buona fortuna. E spero di rincontrarvi domani mattina. Signori, signorina, quindi che vogliamo fare? Si va? Assolutamente. Vi avviate verso il South Suffit. Non è un preciso un indirizzo preciso, probabilmente perché è un luogo all'esterno. Vi è stato dato quello che è un piccolo vicolo e cominciate a capire che quello è il luogo giusto, perché c'è uno della polizia lì che però non sembra stia indagando, sembra che sia più di guardia, perché c'è una piccola transenna che è stata messa all'inizio del vicolo e probabilmente quello è il luogo nella quale comincerà la vostra avventura. Sono lì nel mio cappottino, con l'acqua che scroscia sul cappello, sulla giacca, ho la barba inumidita. Guardo Stanley, Michael e Fleur, direi che abbiamo solo quel tizio che potrebbe darci noia, come sempre, del resto. Ma come vogliamo vedercela? Datevi un attimo. Apro la giacca, inserisco la mano all'interno della taschina, tiro fuori qualche banconota e glieli passo a Stanley. Probabilmente ci sai fare più tu di me su queste cose, però tieni, ecco. Io prendo i soldi, mi avvicino al ragazzo infreddolito. Dico: brutta serata per far la guardia, giusto? Sì, ma purtroppo qualcuno deve farlo, no? Che palle. Non vedo l'ora che arrivano dagli scambi. Ma se lo dici tu, forse no. E gli allungo appunto le banconote che mi ha fornito il mio collega. Utilizzerei un drive per aiutare Stanley. Bel tiro. Mamma mia, puoi utilizzare una resistance per ritirare un solo dado, vero? Direi di sì, perché così è proprio... Mi sono perso il lato. Mamma mia, 2-1-1, cioè, mamma mia. Quando Stanley stai per dare le banconote, la pioggia fa sì che la banconota sia abbastanza rovinata. Il nostro poliziotto prende le banconote. E io che cosa ci dovrei fare con questi, eh? Ehi, senti, dunque, se sei venuto qua per dare fastidio, sei nel luogo sbagliato, eh? Senti, non lo vuoi sapere perché cazzo siamo qua. Lascia solo passare. E non rompere le palle. Stavo cercando di fare qualcosa di buono per te, per magari la fottuta famiglia che hai. Controllo un attimo se ci stanno osservando un attimo. Scusate. Vieni, amico mio. Vedi, e mi avvicino al poliziotto. E mi metto e vicino. E tu che cazzo sei? Non ti preoccupare, perché ti vorrei dire una cosa. Anzi, ti vorrei chiedere un qualcosa di molto importante. Mi tiro fuori una sigaretta con la bocca e poi la passo a Fleur così. Io la accetto, perché veramente non so stare... Sono 2-1 quelli. Aspetta, però c'è un terzo dado. Gli dai un pugno dritto sul naso, voi sentite tutti quanti... E lui cadere a terra proprio... Paff, nell'acqua. Ma nella spazzatura. Ok. Fatto, ragazzi. Quel coglione poteva prendere i miei soldi... I tuoi soldi, Stanley? I tuoi soldi? Borbottando parole incomprensibili in una lingua che forse poi dite... Chissà che cazzo sta dicendo. Vado via borbottando con la sigaretta spenta tra le mani. Non so neanche perché l'ho accettata, perché non fumo. Quindi entro.
Entro, cioè pensavo di essere io quella pazza del gruppo. Vede che la scena del crimine è poco curata, probabilmente è stato fatto tutto molto alla bene e meglio. Forse c'è anche lo zampino di qualcuno sopra di voi nei candela oscura che hanno cercato di fermare un attimo le indagini. E c'è questo corpo alla fine del vicolo che è abbandonato a terra, tutto come se fosse rinsecchito, cioè come se fosse tutto piegato su se stesso. Il vigor mortis è molto strano all'interno di questo corpo. E quello che vedete è sotto di lui un'enorme sanghera che forse non è sangue. Ah, il cappello poggiato, un fedora appoggiato sopra la testa. Mm-hmm. E lo riconosci dalla foto. E piano piano, mentre ti avvicini, riconosci quel sangue. Non è sangue. È qualcosa di fatato. È quello che in inglese viene chiamato bleed. Okay. In italiano molti lo traducono in corruzione a tutti gli effetti. e ti giri così nel frate. È corruzione. Ah, ok, fatto tipo... Flair, cominci a sentire un calore all'interno della tua gola che piano piano penetra all'interno dei tuoi polmoni e all'interno di forse quello che rimane della tua anima. Senti come se qualcosa stesse strappando piano piano una parte di te. E voi dall'esterno vedete le vene del suo collo che cominciano a colorarsi dello stesso colore delle vene del braccio di Marco. Flair, hai una visione. Sei nel buio più totale, non vedi nulla, ma ad un tratto si accende un faro in quello che sembra il palco di un teatro. Ad un tratto ti senti quasi come camminare all'interno della gola, dopodiché non ce la fai, quasi tieni un conato di vomito e senti come delle zampe che stanno cercando di uscire dalla tua bocca. Anche tu farai parte delle mille voci. Tutto a un tratto ti riprendi. Ti guardo subito, Le Fleur, e ti sto quasi per dire cosa hai visto nel momento in cui tu poi inizi a parlare. Mi voglio andare a teatro? Un teatro, che quindi. Che cazzo state combinando? Io adoro questa ragazza. Hai visto solo quello, Fleur? E intanto mi guarda in giro. Sì, parlava di mille voci, un tizio, non so, era un posto tutto buio, un teatro, sembrava essere un teatro. Mille voci. Poi, nel frattempo che parlo, alzo il fedora a guardarli in faccia e vedere se c'è qualcosa di strano. Sì, c'è qualcosa di strano. Perfetto. Tutti quanti notate appena alza. Ok, faccia, ma no, ero a teatro e mille voci. Non c'è la faccia. Non c'è la faccia. Non ci sono occhi, non c'è bocca, non c'è il naso. No. Come se la pelle fosse ciotola. Completamente fusa. Questo è interessante. Non ce la faccio. No, questo non è una merda. No. Non ce la faccio. No. Sì. È tipo... Forse per questo aveva il cappello. Sotto la pioggia mi copro un po', inizio a scartabellare in questo... Come i vecchi testi, quelli piccoli, tipo i bugiardini che si portavano. Perfetto. In giro, e voglio cercare delle informazioni relativo a quello che, non tanto quello che lei ha detto, perché ci ha detto solo teatro, quindi non di quello che usciva dalla sua bocca, ma sullo stato del cadavere, quindi cerco delle comparazioni fra quello che leggo e lo stato del cadavere. Mentre stai girando il tuo testo arcano, sono scritte tantissime cose che riguardano la magic, che in pratica sarebbe quell'energia arcana che spesso è collegata agli artefatti del mondo dei fatati, non proprio alle creature, a tutte le creature di quel luogo, ma soprattutto agli artefatti di quell'antico mondo sotto i vostri piedi in questo momento. Capisci bene che intorno a te non c'è qualcosa di magico a tutti gli effetti, tranne per quanto riguarda ovviamente il viso. Ci sono diversi vecchi incantesimi che dicono nel passato nella quale si possa rubare l'identità di qualcuno, ma questo non è un vero e proprio incantesimo. C'è qualcosa di molto violento, qualcosa di molto arrabbiato, mettiamolo così, perché
Mentre stai ovviamente controllando anche il corpo per vedere se ci sono delle cose che possono ricondurre alla magia, all'arcano, qualche simbolo, in realtà il corpo non è ricoperto da qualche simbolo magico, ma è ricoperto dalla rabbia di ferite dall'interno dello stomaco che fuoriescono verso l'esterno. Come se qualcosa avesse aperto il suo stomaco da dietro, passandolo lato per lato, e avesse lasciato il corpo così com'è e preso quello che gli interessava, che probabilmente facendo uno più uno è il viso della persona. Io chiudo il tomo, lo ripongo. Ci sono antiche magie per rubare l'identità, ma questo non sembra il caso. Sembra stato qualcosa di più violento. Fleur, tu che hai visto, che ne pensi? Tu che hai visto qualcosa? Sensata come deduzione, molto sensata. L'unica cosa è, ok, va bene la schiena e tutto, ma il volto perché sembra sciolto? Ma la cosa, ricordo della visione, ha detto di mille voci che io sarò stata la prossima ad entrare Voci. nelle mille voci. Io, ora è da dipendere, chissà se ce l'aveva davvero con me o. Ma le voci provengono alla fine dalla gola, dalle corde vocali. Ma cosa emette la voce? Alla fine magari gli interessava collezionare, magari le mille voci è un modo di dire per avere mille identità. Mille volti. Ed Mille volti. è per questo che forse sono Esatto. privati dei loro volti. Stanley, mentre stai guardando, perché loro erano presi molto dal corpo, dalle cose, Sì, io appunto, invece no. non fai tanta fatica per scoprirlo. Trovi a terra quello che sembra un biglietto da visita, non troppo lontano dal corpo, ma probabilmente è stato spostato dall'impatto di qualsiasi cosa abbia attraversato il suo corpo, perché è anche macchiato dal sangue misto alla corruzione della persona. Vedi che c'è un biglietto da visita con scritto Leonard Nix, detective privato. C'è un indirizzo? Sì, c'è un indirizzo di un luogo che probabilmente è l'ufficio di Leonard Nix. Sventolo un po' il biglietto da visita, poi lo passo a Flair perché so che. Io guardandolo lo avvicino alla bocca e mi faccio no, già me lo sono fatto il giro. E mi ride quel biglietto. Abbiamo un punto d'inizio, a quanto Sì, pare. ma prima prendo il poliziotto dalla spazzatura, un attimo pulisco. Michael, mi auguro che nessuno ti abbia visto. Penso che quel pugno gli farà dimenticare la mia faccia, o almeno penso che abbia. No, non è tanto lui, è che nessun altro ti abbia visto. Abbiamo già abbastanza problemi. Ah, non ti preoccupare, ho osservato la zona. Non c'era nessuno. Ah, beh, La se allora lo vecchietta. dici tu. Oh, voi eravate occupati a leccare cose e guardare corpi. Io ero a fare la guardia. Intanto mi sto mettendo a posto il cappello al poliziotto. Mi faccio un pat pat sul cappello e via. E partite. Arrivate a quello che è un agglomerato di case che probabilmente sono una serie di uffici uno sopra l'altro. E subito al secondo piano, nella finestra, vedete che c'è un piccolo cartello con lo stesso simbolo del biglietto da visita. Vedo il simbolo, mi avvicino, mi guardo intorno e provo con una mano sopra l'altra, mascherando, a spingere la maniglia, vedere se si apre. Si apre ed è strano perché l'orario è tardo. Signori, non vi pare strano che la porta sia aperta? E mentre lo dico faccio il classico e la porta si è aperta come per invitarli ad entrare. Ma forse con questa pioggia sarà meglio stare al coperto, che ne dite? E li invito ad entrare, faccio due passi oltre l'uscio. Io lo seguo. Entrate all'interno di queste scale in legno, abbandonate probabilmente dalla cura personale che probabilmente non esiste o che forse non c'è da tanto tempo all'interno del posto. Però una cosa che cominciate a vedere bene intorno a voi è che ci sono tante ragnatele, nonostante
il luogo non sia così tanto vecchio. È da un bel po' che non c'è nessuno qua dentro, praticamente. Sì, ma perché portare a questo indirizzo? E mentre lo faccio, scosto una delle ragnatele più grosse. Io ve l'avevo detto di andare a teatro. Posti del genere. Sì, ma quale teatro? Non avevi un'indicazione sul teatro? Questo indirizzo era la prova più plausibile. Comunque continuate a camminare e arrivate a quello che è il secondo piano, dove appunto probabilmente c'è, anzi ci dovrebbe essere l'ufficio del nostro Leonard. Ma la porta, l'unica porta al secondo piano, non esiste. È ricoperta veramente di ragnatele e dei piccolissimi ragnetti stanno camminando su di essa. Chiamo anche Fleur, faccio segno di avvicinarsi. Vieni a darmi una mano, magari i due riusciamo a capirci qualcosa di più. Aiuto io utilizzando il drive e sussurrando appunto. Ah, c'erano pure i ragni. Supponevo che ci fosse qualcos'altro, Fleur. Che non ricordo molto spesso le cose. Non ti preoccupare, meglio tardi che mai, si dice. Comunque, erano simili a questi e mentre li indico a sto punto userei focus più. Ok. Attenzione! 4, 6! E il 6 per giunta è il dato quel che ti fa recuperare il drive, quindi... Scusate. Sembrano troppo piccoli per essere qualcosa che riguarda il mondo del magico, mettiamola così. Però forse un po' troppo grandi per essere del mondo normale. Sono lì questi ragni che saranno grandi più o meno quanto il tuo pollice. E ti sembra di riconoscere qualche razza... diciamo di quelle del vostro mondo, del mondo normale, soltanto che non sei un entomologo. La questione è che sembra che stiano camminando in gruppi e ti dà proprio la sensazione come se stessero facendo la guardia. Cioè tu li vedi che si muovono continuamente, non sono come i soliti ragni fermi, immobili, nello stesso identico punto, che aspettano che qualcosa cada nella loro trappola. No, loro camminano. Stavolta la faccio io la stupidata. Estraggo il coltello dalla tasca. Ok. Non sono ancora sicuro di questa cosa. Guardo Fleur. Io... E poi infilzo uno dei ragni. Vedi come se tutti i ragni che prima stavano camminando, come se stessero facendo lo stesso identico giro, a un certo punto... E piomba su di voi un silenzio di tomba. Solo la pioggia fuori. Eravamo attesi. Stavano facendo la guardia, mi rendo conto che probabilmente gli ho appena suonato il campanello, ma ero insicuro su una cosa e lo avvicino alla bocca e dove c'è una delle zampe la strappo coi denti. Che bello lavorare con te. Okay. Anche tu senti come se ti avessero versato del tabasco in bocca. Piano piano questo liquido scende per la tua gola e... come è stato appunto per Flair, che avete visto questo sangue che cominciava a girare per le vene del collo. Marius, tu sei all'interno di un bozzolo, sei proprio dentro un enorme bozzolo di una seta molto morbida ma resistentissima. Cerchi forse di... cioè sei lì costretto, fai un po' di forza ma queste... resistono e non è il solito bianco delle ragnatele, è come se fosse catrame, come se fosse nero, come se ti stesse colando tutto addosso. Ad un tratto davanti a te un occhio, due occhi, cinque occhi, 20 occhi, 100 occhi e ti risvegli come sempre. Interessante. Non probabilmente roba simile la può aver usata solo Michael in qualche suo viaggio, qualche fungo che avrà trovato in qualche foresta. Comunque, a parte questo, ho visto un bozzolo, una ragnatela di catrame. Non potevo muovermi, ma era soffice. Poi di un tratto un occhio, due, tre, 100 occhi che mi fissavano. Che sia una parodia dell'identità anche questa, o che sia una forma che ha effettivamente necessità di nutrirsi, probabilmente anche degli occhi stessi, dei componenti. Potrebbe essere anche una beffa, il teatro, l'opera teatrale, uno nessuno 100.000.
potrebbero essere tante di quelle cose. Beh, ormai ho suonato il campanello. Cazzo di trip vi fate quando vi mangiate queste cose, però... Io più che altro... Te lo allungo così. Lo butto via con una manata e cerco di aprire la porta dell'ufficio. E mi si apre di fronte quello che è un ufficio abbastanza piccolo, con una cattedra in legno, con due piccole sedie, una da ogni lato della cattedra, e diciamo degli scaffali lasciatela bene meglio, con alcuni faldoni, e sul tavolo alcuni fogli, ma tutto il tavolo è ricoperto di ragnatele. Però non ci sono più i ragnetti che girano, eh? Oggi non è la tua giornata, Stelly. Quindi stai guardando tutto intorno a te, e la cosa che ti fa più cioè che suscita interesse a te è quello che è sul tavolo. Queste scartofie che a un primo sguardo riconosci quello che c'è sopra. Sopra hai a che fare, vedi, quelle che sono dei fascicoli di qualcuno che doveva essere tenuto sott'occhio. Leggi Mercy Aguilar, che è un... Il nome all'inizio non ti dà subito l'informazione che ti serve, ma poi riesci a capire che è una persona molto importante all'interno di New Fair. E fa parte di un gruppo che non riesci a mettere bene a fuoco in mente, ma è di qualche famiglia molto molto ricca. E riesci a capire, a fare più o meno anche uno più uno, che era sotto pedinamento per questioni amorose, cioè doveva essere tenuto sott'occhio per conto di una certa Mick Aguilar, che sarebbe la moglie. Batto le dita sui documenti che ho trovato. Qui c'è qualcosa di interessante, non so se è interessante per le nostre indagini, ma comunque qui l'ispettore stava indagando su Aguilar. Non so se avete presente, uno degli uomini, hai detto, più influenti, giusto? Della città. Molto facoltosi. Stanley, ti senti qualcosa sul tuo collo? Cerco di schiacciarlo. Lo fai e non hai nulla. No, noi lo vediamo che... Mi comincio a guardare attorno. Sì, sì. Ti senti formicolare, Stelle? All'interno della tua camicia. Stai bene? Che cazzo? Comincio a urlare, comincio a... Appunto, sembra un tarantolato, no? Che succede, Stanley? A sbattere le mani. Mi abbasso, aprendo ovviamente il... Dove c'ho la fodera del coltello. Ok. Tutto ok? Sta lì, mentre stai cercando di tirarti via tutto, ti apri la camicia e improvvisamente vedi uno di quei ragni, che non è più piccolo quanto un pollice, ma quanto la tua mano, che sta camminando sul tuo petto, dopodiché due delle sue zanne si infilzano al centro del tuo petto e cominci a sentire un calore fortissimo. Fai in tempo per strapparselo da dosso, ma hai un danno in bleed. E vedi proprio intorno al punto dove ti ha morso come crearsi un ematoma di colore nero come la pece. Uccidete quella merda! E cerco di calpestarla. Uso un'altra resistance, perché non è possibile. Assolutamente. Ma niente. Provi a schiacciare il ragno, che improvvisamente non è più sotto la tua pianta del piede, ma comincia a salire per la tua gamba. Tu riesci a levartelo di torno con uno scatto, ma mentre fa questa cosa le sue zanne stavano per
azzannarti la gamba, però fanno semplicemente uno strappo con un graffio e ti fai un danno in body. Intanto, mentre succede questa cosa, vi aggiungo che altri tre ragni cominciano ad entrare, uno da sotto il tavolo, uno rompe la finestra entrando all'interno e un altro dalle scale dalla quale siete venuti. Bene, siamo circondati. Tiro fuori il coltello. Comunque okay, è molto bello Twitch che non mi permette di bannare la... Non mi fa fare 5-5. Ok, perfetto. Quello che faccio, come esce da sotto il tavolo, è tu no. E quindi sposto il tavolo con un calcio e col coltello lo pianto nel torso. Quello del trascendentale, con i fascicoli cerco di schiacciarne uno. Non me lo fa vedere. 3. Non riesci a colpirlo e il ragno invece si aggrappa al tuo braccio e infilza le sue zanne all'interno di esso. Al prossimo giro mordo il ragno. Master, il roll of muscle, il behind me. In pratica, Michael, essendo un piaccione, soprattutto che quello che fa è mettersi lasciami davanti. Lasciami il ragno. Lo so. Non mi toccare. Mi piglio io il danno. Io mi giro, guardo Flair e gli faccio l'occhiolino. Trago il coltello dalla tasca e cerco di infilzare il ragno che sta venendo verso di noi col più vicino possibile. Ok. Però a due passi. Allora, strike, anche per te. Te ne devo fare anche io uno solo. Ok. 5. Mi muovo verso di lui, faccio girare il coltello al contrario, quindi dalla punta lo giro con la lama sotto e mentre lui si sta avvicinando mi chino e lo colpisco, che ancora si dibatte un attimino con le zampette e lo tengo incastrato giù, poi tolgo ancora il coltello, faccio la stessa cosa di prima, lo rigiro sopra con la punta sua e butto via il sangue e mi giro verso i compagni per vedere chi cos'è rimasto ancora da aiutare. Tu lo colpisci appunto il ragno e lo infilzi, lo guardi. Per un attimo vedi i tantissimi occhi che ti hanno guardato all'interno del tuo sogno, tra virgolette, del tuo incubo più che sogno. Uno di quei tanti occhi, quasi come se fossero umani, che ti stanno giudicando, stanno fissando dentro di te, ti fai un danno appunto... Brain. Allora, io... prendi! E gli lancio il coltello al volo. Il mio pensiero è darti un drive su quell'attacco. Ho fatto un 6. Prendo al volo il coltello che molto semplicemente infilzo nel carapace, nel centro del ragno e rigiro la lama per essere sicuro finché non vedo le zampe, gli spasmi delle zampe del ragno che si fermano. Faccio per colpire. Cos'è quello? 4. È in mezzo alla stanza, giusto? Sì. Da come era entrato dalla finestra, calcio e lo rifaccio uscire di nuovo. Perfetto. Quindi io che vola via fuori dalla finestra. È l'ultimo ragno che è fuori. Voi avete sconfitto i vostri nemici. Avete preso delle prove che portano a quello che è appunto a Mercy Aguilar, un personaggio probabilmente molto importante. Ancora non avete preciso l'idea di chi sia, ma qualcuno che è stato pedinato e che il suo pedinatore ha fatto la fine, che probabilmente non meritava. Ma nel momento in cui Flair raccoglie quello che è il malloppone delle prove a disposizione, vedi all'esterno, nelle scale di emergenza della casa di fronte, una figura con un cappotto identico a quello dell'investigatore Leonard, con lo stesso identico fedora, il viso molto coperto e purtroppo la pioggia gli dà anche una mano a difenderlo dal riconoscimento. E quando per un secondo incrociate i vostri sguardi, lui improvvisamente fa un salto da quello che è la canaletta per l'acqua, si lascia andare e sparisce tra le strade del South Soffit. Una cosa sei sicura, da questo momento siete sotto tanti occhi e non tutti questi probabilmente sono umani.